Ci sono dei modelli di previsione che danno la nube già sull'Europa, prima sull'Islanda e poi sta scendendo man mano Francia, quindi anche oggi diciamo dovrebbe essere sull'Italia, ma stiamo parlando di concentrazioni piccolissime e comunque in quota. Bisogna vedere quanto ne precipita, ma comunque stiamo parlando di concentrazioni molto al di sotto della pericolosità. Nel frattempo si è diluita molto perché ha viaggiato sul Pacifico, poi su tutti gli Stati Uniti, parte è andata sul Canada e poi ha attraversato di nuovo un altro oceano, l'Oceano Atlantico, quindi si è molto diluita e man mano sta anche precipitando, per cui diciamo in realtà le vere ricadute pericolose sono proprio nella zona del Giappone. Comunque diciamo man mano che ci si allontana, visto che stiamo a distanze enormi, ovviamente siamo al di sotto della zona di pericolo.